guerra. Il contatto è stato classificato come guerra di superficie. Avviare le procedure previste. Strumentazione sonar operativi. Velocità costante di 12 nodi. Ditching in the fire control tracking party. Intelligence from sonar indicates that Sierra 82 is making 1-2 knots. All stations evaluate for a speed of 1-2 knots. Carry on. Da quando si combatte nei mari, inventori e marinai hanno sempre sognato di realizzare un battello che operasse molto al di sotto della superficie dell'acqua. In qualche posto, nelle distese dell'Oceano Pacifico, c'è l'USS Honolulu, un sottomarino d'attacco della classe Los Angeles. Oggi il sottomarino è l'arma per eccellenza. Un tempo, invece, era un sogno inarrivabile. Poi è progredito da arma dei miseri a leviatano a propulsione nucleare, libero di aggirarsi nel suo regno acquatico, sovrano assoluto, tanto sopra che sotto le onde. Sfruttando l'invisibilità, il sottomarino moderno può portarsi silenzioso e furtivo nelle zone di tensione a un passo dalle coste nemiche. Iniziare procedure di lancio. Stand by. Stand by. Shoot. Shoot two, two. Eseguito procedura corretta. Il sottomarino si manifesta solo nel momento dell'attacco per poi tornare a nascondersi in profondità. I sottomarini. Il sogno di un sommergibile divenne realtà nel 1776. Un battello a forma di mollusco, chiamato Turtle, tartaruga, portò a termine il primo attacco mai registrato da parte di un sommergibile. I fatti risalgono alla guerra di indipendenza americana. Rispondono al disperato tentativo di un colono americano, David Bushnell, di umiliare la marina britannica. Presso il Museo Navale di Essex, nel Connecticut, due entusiasti, Joe Leary e Fred Fressey, hanno costruito e collaudato una copia funzionante del Turtle. Joe aveva le quattro pagine in cui David Bushnell descriveva a Thomas Jefferson che cos'era e come era stato costruito il sommergibile. E da quelle quattro pagine noi siamo partiti per costruire la replica del Turtle. Il principio base del Turtle è che per immergersi deve imbarcare dell'acqua. L'acqua funziona da zavorra e viene imbarcata fino a quando non rimane che una piccola quantità di spinta di galleggiamento. Per far funzionare il sommergibile, lo scafo deve riuscire ad alleggerirsi e appesantirsi a seconda dei casi. Riusciamo a fare questo perché sfruttiamo la zavorra. Sul sommergibile ne abbiamo tanta. Come vedete, lo abbiamo realizzato in legno. Il legno galleggia e l'aria che racchiude galleggia. Galleggio perfino io. Perciò, per contrastare tutte queste spinte, ne occorre una che consenta allo scafo di immergersi. Il principio è lo stesso degli attuali sottomarini Trident. In un moderno sottomarino della classe Wolf non è cambiato nulla sotto questo aspetto. Leary e Fressey hanno dovuto fronteggiare gli stessi problemi affrontati da Bushnell. Quanto tempo avrebbero potuto trascorrere in immersione? Durante una delle nostre immersioni, mi sono portato al centro di questa pozza che usavamo come bacino di collaudo e ho lasciato andare il Turtle 2 giù sul fondo. Rimanemmo in immersione per un'ora senza problemi. Di norma, però, le immersioni sono molto più brevi e questo è dovuto al fatto che a bordo si lavora e si consuma l'aria.
Più si lavora e meno tempo si può rimanere in immersione. Questo comporta due problemi. Primo, la mancanza d'aria. I portelli sono chiusi, non c'è possibilità di ricircolo. Quindi, oltre al consumo dell'ossigeno, c'è anche il problema dell'accumulo di anidride carbonica. Nei sottomarini moderni ci sono dei filtri all'idrossido di litio che assorbono l'anidride carbonica in vari modi. Qui non c'è scelta. Nel 1776 un sergente dell'esercito fu selezionato per la missione contro la flotta britannica ancorata nel porto di New York. Un uomo solo sulla Turtle contro la flotta più potente del mondo. Tutto quello che doveva fare Ezra Lee, l'operatore, era piazzare un congegno esplosivo sotto la nave ammiraglia nemica. Ecco come agì. Si portò in immersione sotto la nave nemica, quindi svuotò le casse di zavorra e fissò una punta metallica nello scafo. Poi riempì di nuovo le casse di zavorra, liberò il condotto e rilasciò la mina. Quindi se ne andò. Ezra Lee andò sul serio sotto la nave nemica. Urtò lo scafo con una delle eliche azionate a mano. Sfortunatamente però colpì uno dei tiranti del timone e perse il controllo. Dopo questa manovra, Lee si ritrovò di fianco alla nave nemica. All'improvviso, da cacciatore diventò preda e passò tutto il resto della notte a cercare di fuggire. Il mistero è che nessuno sa quale nave Lee attaccò quella notte. Abbiamo controllato tutti gli archivi dell'ammiragliato e non c'è traccia di un attacco sottomarino. Si tratta invece di uno degli episodi più drammatici della storia dei combattimenti sul mare. Fino ad allora, solo i britannici avevano tratto vantaggio dalla tecnologia per dominare i mari. Eppure io ho questa immagine, i britannici sul ponte delle loro navi, simili a dinosauri, che guardano con condiscendenza al piccolo mammifero che sta rubando loro le uova. Non si rendevano conto che proprio in quell'istante, di fronte ai loro occhi, il mondo stava cambiando in modo radicale. Fu poi la guerra civile americana a fornire un pretesto per un nuovo attacco sottomarino. Erano passati quasi 100 anni dalla Turtle di Bushnell. Si trattava ancora di un'arma subalterna, non dominante. Il CSS Hunley era un sommergibile confederato che doveva il nome a un banchiere finanziatore del progetto, Horace Hunley. Il bersaglio era la USS Housatonic. L'attacco era in programma per il 17 febbraio 1864. Col favore delle tenebre, il capitano della Hunley, il tenente George A. Dixon, avrebbe puntato il sommergibile verso l'Housatonic. La loro arma, un'asta lunga quasi 6 metri, sulla cui estremità c'era una carica esplosiva. Secondo tutte le testimonianze oculari, comprese quelle dei marinai della Housatonic, i confederati raggiunsero l'obiettivo verso le 8:30. Applicarono la carica e arretrarono. L'unica cosa che sembrava essere andata storta era che si erano allontanati solo di 20-25 metri dalla nave dell'Unione, mentre avrebbero dovuto trovarsi a quasi 50. Vennero avvistati mentre tornavano in superficie e dovettero affrontare il tiro di sbarramento delle armi leggere. Poi nessuno sa con esattezza come andarono le cose. Forse la Hunley era troppo vicina all'esplosione o forse imbarcò acqua. Fatto sta che nel momento del trionfo ci fu anche quello della tragedia. E se i recenti ritrovamenti del relitto potranno fornire importanti indizi su quegli eventi, la verità è affondata quel giorno insieme al sommergibile. In un modo o nell'altro, la macchina assassina aveva fatto la storia portando a termine con successo il primo affondamento a opera di un mezzo sottomarino. Ma Hunley era più un siluro a trazione umana che un sommergibile vero e proprio. E mentre finiva per sempre su un fondale marino, c'era già qualcuno che progettava siluri privi di equipaggio umano. Robert Whitehead era un ingegnere inglese che nel 1860 lavorava al soldo del potente impero austro-ungarico.
Fu Whitehead, uno dei più brillanti ingegneri navali della storia, che giunse a una importante conclusione. Se si disponeva di un'arma che poteva muoversi autonomamente molto in profondità, lontano dalle interferenze della superficie, allora si disponeva di un'arma veramente efficace, un'arma che aveva una gittata molto lunga. Whitehead disse di voler costruire un piccolo motore ad aria compressa, non molto potente, perché avrebbe avuto dimensioni ridotte. E ci riuscì. Costruì un piccolo sommergibile dotato di una propria propulsione. Il mezzo funzionava. Lui lo battezzò automobile torpedo, perché non aveva bisogno della trazione umana. All'inizio fu qualcosa di molto primitivo, faceva 9 nodi, ma aveva un buon potenziale. Per la fine degli anni 60, i siluri di Whitehead erano operativi, ma non ancora efficaci. 15 anni più tardi, venivano lanciati dai ponti delle navi da guerra. Uno Whitehead venne impiegato per la prima volta nel 1877, quando lo Shah lanciò il siluro contro la Huascar, finita nelle mani di un pirata peruviano. Il primo siluro mancò il bersaglio. Forse era più lento della nave obiettivo. Il siluro Whitehead poneva più di un problema. Non riusciva a tenere la profondità, perdeva direzionalità, velocità e gittata. Se si voleva che funzionasse, tutti questi parametri dovevano essere perfezionati. La svolta arrivò con la scoperta del giroscopio, che permise al siluro di mantenere una rotta uniforme e di migliorare i sistemi per il mantenimento della profondità. In sostanza, le camere di galleggiamento e un motore più avanzato fornirono più potenza e gittata. Tutti questi elementi vennero assemblati tra il 1905 e il 1910, giusto in tempo per trasformare i campi di battaglia sul mare della Prima Guerra Mondiale. Ma affinché questo potesse accadere, il siluro aveva bisogno di migliori possibilità di lancio. Se fosse stato lanciato da sommergibili, piuttosto che dal ponte di piccoli battelli, sarebbe potuto diventare un devastante strumento bellico. E qui entrò in gioco un improbabile catalizzatore, John P. Holland. Fu grazie alle idee e all'energia di questo instancabile e poco conosciuto immigrante irlandese che venne creata la perfetta piattaforma di lancio per il siluro. Nel novembre del 1873, Holland arrivò negli Stati Uniti, dove sarebbe passato alla storia come il padre del moderno sommergibile. John Philip Holland era un progettista di sommergibili sui generis. Era un Christian Brother, un fratello cristiano. Il nome Philip lo aveva assunto da fratello cristiano. Era maestro, ma a quanto pare non uno dei migliori. Era appassionato di tecnica e infatti se la cavava molto bene quando si trattava di spiegare argomenti tecnici e aveva una buona vena creativa. Come patriota irlandese immigrato negli Stati Uniti in seguito alla carestia, divenne noto come membro della confraternita dei repubblicani irlandesi, i Fenians, come venivano definiti. E furono proprio i Fenians a finanziare i primi tentativi di Holland di costruire un sommergibile. L'idea era quella di usarlo contro la marina britannica. Il Fenian Ram è il più noto delle sue creazioni. Ma alla fine litigò con i Fenians e i soldi terminarono. Ben presto Holland finì senza una lira e in preda alla frustrazione. All'inizio ebbe anche dei guai con la marina americana. Col passare del tempo, però, decise che il suo ruolo era quello di progettare un sommergibile per il paese d'adozione e lo fece. Nel 1896 Holland cercò altri finanziatori per costruire un altro sommergibile. Non impiegò molto a capire che aveva bisogno di una combinazione di fattori: accumulatori e un generatore elettrico. Gli accumulatori per sfruttare l'energia sott'acqua e il generatore per ricaricarli in superficie. Holland trovò quello che cercava presso l'Electric Boat Company, diretta da Isaac Rice. Quest'ultimo concesse i finanziamenti a Holland in cambio dei diritti sul brevetto del sommergibile. E così nacque l'Holland Six, il sommergibile che pose le basi per la moderna sommergibilistica. Una volta sott'acqua, era sospinto da batterie che venivano ricaricate in superficie da un motore a combustione interna. Il sommergibile aveva una forma idrodinamica, un baricentro che dava stabilità e una riserva di spinta di galleggiamento.
Rivoluzionario fu anche l'uso dei doppi fondi o casse multiple d'assetto. Molte delle prime navi avevano casse di zavorra molto grandi riempite d'acqua o generatori di vapore parzialmente riempiti d'acqua. Erano molto pericolosi. Ogni cambio di inclinazione del mezzo avrebbe provocato uno spostamento dell'acqua e un conseguente cambio di assetto del sommergibile. Si pensava che per una maggiore sicurezza dovesse navigare mantenendo un assetto orizzontale. John Holland fece saltare questa teoria. Riempiva completamente le casse di zavorra e così facendo variava l'assetto sott'acqua, svuotando e riempiendo le piccole casse dette di compenso. Il baricentro era stazionario, questo gli consentiva di operare a diverse inclinazioni. Il sommergibile, insomma, funzionava come un grosso cetaceo. L'Holland si immergeva proprio come fanno i sottomarini di oggi. Una delle prime immersioni venne effettuata nel giorno di San Patrizio. Quando si immerse, pioveva. Quando riemerse, c'era l'arcobaleno. Sembrava troppo bello per essere vero. Uno scenario perfetto. Da allora in poi, la Marina cominciò ad interessarsi alla cosa sempre di più. La marea tecnologica era mutata. Arma e piattaforma si erano unite. E la combinazione stava per dimostrarsi micidiale. Le idee di Holland precorrevano i tempi. Scrisse che quest'arma avrebbe posto termine a tutte le guerre. Sentiva che il sommergibile avrebbe reso le guerre obsolete, perché nessuno poteva scovarlo e bloccarlo. E dunque le battaglie navali non ci sarebbero più state. Nulla era più lontano dalla realtà delle cose. La Gran Bretagna, la superpotenza del tempo, fece sua la rivoluzionaria invenzione di Holland. Nel 1901 la Marina Britannica commissionò il suo Holland One, una beffa del destino. In Gran Bretagna giocò un ruolo chiave l'ammiraglio Sir John Fisher, che lasciò l'ammiragliato nel 1902 per diventare comandante in capo a Portsmouth. In questo modo avrebbe potuto sovrintendere all'introduzione della prima flottiglia di sommergibili e dire la sua sul perfezionamento di quest'arma subacquea. Questi due uomini, Holland e Fisher, avevano le idee molto chiare, sebbene diverse, su come usare i sommergibili nella prossima guerra. Holland, però, non visse abbastanza per vedere come sarebbe andata a finire. Fisher sì, il secondo ebbe ragione. Disse che il sommergibile avrebbe trasformato la guerra e che avrebbe permesso agli uomini di cimentarsi in imprese diaboliche, come ad esempio affondare indifesi mercantili in mare aperto. Nell'agosto del 1914 la Gran Bretagna entrò in guerra contro la Germania. L'arma silenziosa stava per fare un clamoroso debutto. Nella Prima Guerra Mondiale, il primo e più straordinario successo del sommergibile arrivò quando l'U-9, comandato da Otto, affondò tre incrociatori britannici al largo delle coste dei Paesi Bassi. I britannici furono così sorpresi che quando fu colpita la prima unità, le altre due si avvicinarono e calarono in acqua le scialuppe per soccorrere i sopravvissuti. Così facendo, offrirono il fianco ai siluri nemici e furono affondati anche loro. Questo attacco fu un segnale chiaro. Il sommergibile aveva fatto entrare gli scontri navali in una nuova era. I comandanti degli U-Boat si resero conto che l'invisibilità era un fattore chiave per le operazioni belliche e perciò decisero di non tenere più conto delle regole di guerra redatte nel 1856 col Trattato di Parigi. Per catturare in modo legittimo una nave occorreva bloccarla in mare aperto, abbordarla, ispezionare i suoi documenti e poi bisognava offrire all'equipaggio e ai passeggeri una valida opportunità di fuga prima che la nave affondasse. Queste erano le cosiddette Cruiser Rules, le regole che dettavano ai contendenti il comportamento da assumere nel combattimento sul mare. Erano naturalmente fin troppo civili per la Prima Guerra Mondiale. The important novelty.
I sommergibili avrebbero agito come nessuno avrebbe immaginato prima della guerra. Questa era la novità importante introdotta dai tedeschi nel 1915, quando stabilirono che non c'erano limiti al combattimento subacqueo. Quello che contava era sparare a vista e non raccogliere i sopravvissuti. E la Germania iniziò ad agire in questi termini. Quest'uso spregiudicato del sommergibile diede i suoi frutti. Si rivelò infatti un mezzo efficace per aggirare il blocco imposto dai britannici alla flotta tedesca di superficie e anche per vendicarsi dei nemici. Ma le spietate tattiche di guerra della marina tedesca produssero molte vittime innocenti. Il transatlantico della Cunard, il Lusitania, trasportava americani neutrali quando fu silurato dall'U-20 al largo delle coste d'Irlanda, il 7 maggio del 1915. Morirono oltre 1000 persone. L'episodio del Lusitania è un evento essenziale della Prima Guerra Mondiale. Racchiude tanti elementi drammatici, come il disastro del Titanic, la storia delle persone ricche e famose che sono affondate con la nave. Questo episodio accrebbe il sentimento antitedesco in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Quantomeno fu un fattore determinante per l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti. Il sommergibile stava infrangendo le regole della guerra, minacciava la superiorità della marina britannica e ne metteva in dubbio il dominio dei mari, così importante per una nazione isola. Nel 1917 una nuova serie di attacchi degli U-boat tedeschi aveva quasi messo in ginocchio i britannici. L'unica soluzione era quella di ricorrere al vecchio sistema del convoglio, navi mercantili scortate da navi da guerra. Questo consentì agli alleati di poter portare un gran numero di soldati americani da un capo all'altro dell'Atlantico senza soffrire gli U-boat e posero quindi le basi per sconfiggere i tedeschi sul fronte occidentale nel 1918. Dopo la guerra, gli alleati vittoriosi proibirono la fabbricazione degli U-boat. Per nulla scoraggiati, i tedeschi continuarono clandestinamente a perfezionare progetti di sottomarini nei Paesi Bassi. Quando Adolf Hitler salì al potere nel 1933, approvò piani per riprendere a fabbricare gli U-boat. Per la fine del 1935 ne vennero costruiti 24. I tedeschi avevano le idee chiare, sapevano ciò che volevano dai loro sottomarini, volevano che dessero la caccia ai nostri mercantili e a tale scopo servivano mezzi veloci in superficie. Sapevano che li avremmo attaccati con bombe di profondità e si regolarono di conseguenza. Il programma di costruzione fu guidato dall'ammiraglio Dönitz. Karl Dönitz, che era a capo dei sommergibili tedeschi, aveva idee innovative su come impiegare gli U-boat. La sua strategia faceva perno su una spietata campagna sommergibilistica che sfruttasse le comunicazioni radio per guidare l'attacco degli U-boat. Quando divenne comandante in capo della divisione U-boat, fece ancora esperimenti con le comunicazioni radio per approntare una strategia di squadra, o da branco di lupi se preferite. Tra i tedeschi era nota come Rudeltaktik, che significa tattica di gruppo. Quando un U-boat avvistava un convoglio, lo seguiva a debita distanza e chiamava via radio altri U-boat sul posto. Progettati per spostarsi con rapidità in superficie, gli U-boat si precipitavano sulla vittima designata. Quando se n'erano radunati abbastanza, il branco avrebbe colpito col favore delle tenebre. Per i marinai tedeschi, i primi mesi della Seconda Guerra Mondiale furono un momento felice, perché la tattica del branco di lupi non incontrava opposizione nell'Atlantico.
L'uso coordinato della radio da parte degli U-Boat produceva effetti devastanti. Le contromisure degli alleati si basavano anch'esse sulla tecnologia audio. In superficie c'era la nuova invenzione del radar e sott'acqua c'era il sonar. Scovare e affondare un U-Boat divenne una versione altamente tecnologica del gioco del gatto col topo, un gioco che le moderne marine praticano ancora. Sulla USS Honolulu, i computer contribuiscono ad analizzare le informazioni sonore che arrivano dal vasto schieramento di idrofoni sistemati a poppa del sottomarino. Gli addetti al sonar sono addestrati a distinguere il rumore prodotto dalle eliche da quelli di sottofondo dell'oceano. Sanno identificare e classificare alcuni sottomarini della Marina e perfino i loro siluri. I siluri moderni possono essere teleguidati fino a 10 miglia marine e sono progettati per non mancare il bersaglio. La storia della tecnologia, però, mostra come ogni progresso nel campo degli armamenti viene presto pareggiato, soprattutto durante una guerra. Nel dicembre del 1941 la guerra scoppiò anche nel Pacifico e il conflitto fu davvero globale, una vera sfida all'uomo e alle sue macchine. Sì, dipese tutto dai sottomarini. In quel momento avevamo esattamente 51 sommergibili nel Pacifico, compresi 12 della vecchia classe S. Il 15 dicembre, 8 giorni dopo Pearl Harbor, i sottomarini americani colpirono per la prima volta. Molti altri colpi sarebbero stati inferti da entrambe le parti e qualcuno fu anche autoinflitto quando la tecnologia venne meno. Ready, one, pull! Fin dall'inizio della guerra, i sommergibili americani ebbero gravi problemi tecnici con i loro siluri. Stop! Breach is locked, tube one ready. Si potrebbe facilmente concludere che per distruggere una nave sia sufficiente colpirla e praticarle un foro nello scafo. Ma non è così che funziona. Se si fa esplodere qualcosa sotto la nave a contatto con lo scafo, si forma una sfera di gas. Il gas si solleva e fa letteralmente saltare in aria la nave, spezzandola in due. Un colpo solo, ma devastante. Lo sperimentarono una volta, ne rimasero soddisfatti e volevano tenere segreta la cosa. Lo scopo consisteva nell'usare un detonatore magnetico per provocare l'esplosione, un congegno che potesse essere manovrato a distanza. Sfortunatamente non funzionò a dovere. E questo perché il campo magnetico della nave varia a seconda di dove si trovi la nave. Poi c'era un altro problema. A volte le navi avvistavano i siluri che perdevano direzionalità e li evitavano. Durante la guerra perdemmo anche un paio di sommergibili a causa di questi difetti di funzionamento dei siluri, che una volta sparati giravano su se stessi e tornavano indietro. Avvistammo una petroliera giapponese e ci mettemmo sulle sue tracce. Lanciammo una serie di siluri. Uno di questi però girò su se stesso e tornò verso di noi. Allora ci immergemmo. Andammo più giù che potevamo. Il battello era inclinato verso il basso e io ero nella torretta, completamente oscurata perché era notte. Di fronte a me una lampadina penzolava da un filo elettrico. Era stata spenta svitandola leggermente. Il siluro tornò indietro e poi esplose. Non avevo mai sentito un frastuono simile in vita mia. Successe a circa 5 metri da me. Esplose anzitempo a causa del congegno magnetico. Se così non fosse stato, ora non starei qui a raccontarvelo. La lampadina lampeggiò di fronte ai miei occhi e poi andò in mille pezzi. Alcuni frammenti di vetro mi colpirono in volto. Ricordo che in quel momento pensai di essere spacciato. Solo alla fine del 1943 i siluri iniziarono a funzionare davvero bene. Immaginate fino ad allora l'effetto sul morale degli ufficiali che dovevano aver avuto i colpi eseguiti alla perfezione ma andati a vuoto. Qualcuno l'avrebbe dovuta pagare cara per l'uso sconsiderato di questi siluri difettosi, ma all'epoca si pensava che erano troppo costosi per sprecarli nei collaudi. Ma quante vite è costato tutto ciò?
E di quanto si sarebbe accorciata la guerra se avessero avuto ragione. Una volta risolto il problema dei siluri, i sommergibili americani diventarono micidiali. Affondarono oltre il 60% delle 8 milioni di tonnellate di spedizioni giapponesi distrutte durante la guerra. Si è spesso posto l'accento sull'esemplarità della campagna dei sottomarini americani contro il Giappone. Era qualcosa da cui i tedeschi avrebbero dovuto trarre una lezione. I giapponesi iniziarono tardi a scortare i loro convogli e quando lo fecero male. Ma il fatto era che gli americani avevano una superiorità pressoché totale nei cieli di buona parte della regione e stavano vincendo la guerra sul mare. Avevano il dominio anche del mare. Nell'Atlantico, il dominio dei mari ora arrideva agli alleati e non più agli U-boat. Dal momento che la comunicazione era la chiave della strategia del branco di lupi di Dönitz, l'interpretazione dei codici diventò essenziale per contrastare la minaccia degli U-boat. I britannici riuscirono a decodificare i cifrari nemici dopo essere venuti in possesso di una macchina dei codici tedesca. E nell'autunno 1942 gli Stati Uniti interpretarono il codice della Marina tedesca. L'interpretazione dei codici e le nuove tecnologie di localizzazione permisero ai convogli di evitare i lupi di Dönitz e misero le navi e gli aerei alleati nella condizione di neutralizzare la minaccia U-boat. In Gran Bretagna, la battaglia dell'Atlantico era coordinata da un bunker segreto situato sotto le strade di Liverpool, in Inghilterra. Max Horton, della Marina Reale, un comandante di sommergibili veterano della Prima Guerra Mondiale, era a capo delle operazioni che puntavano a dissipare l'alone di segretezza che avvolgeva gli U-boat. Horton è un personaggio interessante perché fu il più grande sommergibilista britannico. Il classico cacciatore di frodo diventato guardia caccia. Capiva la psicologia dei sommergibilisti e gli venne affidato il compito di distruggere l'arma subacquea tedesca nella Seconda Guerra Mondiale. Lo fece attaccando il morale del nemico, sostenendo che i sottomarini potevano essere sconfitti non solo schivandone gli attacchi, ma anche dando loro la caccia. Per la metà del 1943 i sommergibili tedeschi avevano il morale sotto i tacchi. I nazisti sono costretti a venire in superficie e lì trovano i nostri cannoni ad accoglierli. Il sottomarino è condannato. Nell'aprile del 1943 Dönitz stava perdendo la battaglia dell'Atlantico. Per riconquistare il vantaggio perduto, l'ammiraglio puntò tutto sulle nuove e segrete tecnologie che avrebbero consentito agli U-boat di passare molto meno tempo in superficie. L'introduzione delle prese d'aria permise di ricaricare le batterie dei sommergibili a quota periscopio e il perossido di ossigeno era una nuova e rivoluzionaria fonte di ossigeno per i motori, che così non dovevano più contare solo sull'aria di superficie. Risultato, gli U-boat erano più veloci e potevano rimanere più tempo in immersione. Verso il 43 i tedeschi progettarono un sommergibile con un'autonomia di 10 ore a 24 nodi. In passato il termine di paragone era un'ora a 8 nodi. Quindi era un bel passo avanti. 24-25 nodi significava che il sommergibile sott'acqua poteva andare più veloce di quanto non facessero gran parte delle navi in superficie. Insomma, che poteva fare ciò che voleva. Un traguardo incredibile. Dopo la guerra, la Marina britannica tentò di migliorare la tecnologia che si fondava sul perossido. Costruì due sottomarini sperimentali, l'HMS Explorer e l'HMS Excalibur. Ma il perossido era molto volatile e la tecnologia non aveva altri sbocchi. Nel 1948 ci fu una riunione tra ufficiali sommergibilisti. Tutti si lamentavano, nessuno li aiutava, il carburante non andava e loro non riuscivano ad ottenere nuovi materiali perché nessuno si dava da fare. Fu qui che entrò in gioco Recover. Hyman Recover era un brillante ufficiale ingegnere della Marina statunitense. Credeva che il futuro dei sottomarini fosse nell'energia nucleare. Questo grafico mostra che una libra di uranio, all'incirca mezzo chilo, corrisponde a 2.600.000 libre di carbone, che equivalgono approssimativamente a 1.300.000 kg. La differenza è davvero netta. Ecco un combustibile che non aveva bisogno dell'ossigeno per la combustione e che quindi avrebbe liberato il battello dalla schiavitù della superficie.
Generando la propria aria e desalinizzando l'acqua di mare, il sommergibile poteva diventare un vero sottomarino. Rickover fece una cosa incredibilmente importante. Verso il 48 o il 49, ottenne una serie di progetti per i futuri reattori. Non era difficile figurarsi un ulteriore progresso di questa tecnologia. Forse non era ancora matura, ma per Rickover lo era e come, e volle applicarla subito. La sua percezione era che l'energia nucleare avrebbe dato una nuova dimensione ai sottomarini e alle navi di superficie. E se così fosse stato, la Marina ne sarebbe uscita profondamente trasformata. La tecnologia navale entrò quindi in una nuova era col varo del Nautilus, il primo sottomarino nucleare. Nel 1955 il Nautilus rese obsoleti tutti i sommergibili convenzionali. Fu il primo battello a essere designato SSN, dove la N stava per nucleare. Salì a bordo del Nautilus nel marzo del 1957 e prestai servizio sotto l'ammiraglio Wilkinson. Qualche mese dopo, per la prima volta, navigammo persino sotto i ghiacci. Quando lasciamo Seattle, sapevamo di essere in missione segreta. Dovevamo dirigerci a sud, verso l'equatore, per poi tornare nell'Atlantico attraverso il canale di Panama. La vera missione consisteva nel tentare per la prima volta di passare dal Pacifico all'Atlantico navigando sotto i ghiacci del Polo. Fu questa la guerra fredda tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La chiave del successo per entrambi i fronti era lo sviluppo di nuove tecnologie. Per gli americani, il successo del Nautilus sarebbe stato un gran colpo a livello di pubbliche relazioni. Quando lasciamo Seattle nel 1958, il capitano Anderson ci annunciò che il nostro compito consisteva nel dare una dimostrazione ai russi. Quando tornammo in superficie nell'Atlantico, capimmo che dal punto di vista strategico eravamo stati nel loro cortile. Quando arrivarono nella rada di New York, ebbero un'accoglienza eccezionale. Dopo aver navigato nell'ultimo angolo inesplorato del pianeta, il Nautilus era diventato il simbolo della competenza americana. L'impatto dell'era atomica fu un sottomarino che poteva navigare sott'acqua per mesi senza bisogno di riemergere in superficie. L'unico limite era dettato dalle scorte di cibo che si potevano imbarcare, ma la capacità di navigare in immersione ad alte velocità creò il bisogno di scafi adeguati. Dunque, la questione era come costruire qualcosa di abbastanza veloce da simulare un sommergibile come il Nautilus, ma che non fosse alimentato da un reattore. Gli americani si recarono nel bacino artificiale di David Taylor e dissero: vogliamo lo scafo più efficiente sott'acqua. Non importa che sia ottimo per un sottomarino, basta che sia velocissimo. Fecero una serie di esperimenti nel bacino di collaudo. Scoprirono che lo scafo più efficiente era il cosiddetto Body of Revolution. Il risultato fu l'Alba Core, ora in mostra presso il Museo Marittimo di Portsmouth, nel New Hampshire. Il termine Body of Revolution si spiega graficamente. Prendiamo un immaginario coltello. Tagliamo a fette lo scafo dell'Albacore in questo modo. Ogni sezione tagliata dello scafo sarà circolare. I sottomarini progettati per operare molto tempo in superficie sono ormai superati. Quelli del futuro saranno veri sommergibili, progettati per operare sott'acqua il 99% del tempo e avranno una forma estremamente idrodinamica. La forma idrodinamica riduceva l'attrito e l'Alba Core stabiliva record di velocità in immersione. Ora l'equipaggio doveva capire come manovrarlo. Era notevole. In acqua raggiungeva la massima velocità nel giro di pochi minuti. Il vantaggio era ovvio. Se ci si trovava a dover fuggire o a dover attaccare, l'alta velocità immediata era fondamentale.
from the get-go was essential. Il controllo era un fattore cruciale. Virare ad alta velocità poteva mettere il sottomarino in un'angolazione tale da spingerlo a profondità così elevate da minacciare la sua integrità strutturale. Avevamo un piccolo timone dorsale che usavamo quando prendevamo una corrente ad alta velocità, in modo da non perdere il controllo del mezzo e mantenerci stabili. Ci capitò varie volte di immergerci con inclinazioni pericolose fino ad addirittura 54 gradi. Così imparammo che se ci immergevamo ad alta velocità dovevamo agire sui timoni direzionali per venirne fuori. L'uomo ha sognato l'Albacore per oltre 400 anni. Sott'acqua sembra che voli. È un vero sommergibile. E quando il cuore nucleare del Nautilus verrà trapiantato nel corpo dell'Albacore, non dovremo più preoccuparci di tornare in superficie per respirare o guardarci intorno. Dall'unione delle forme dell'Albacore con il reattore del Nautilus nacque la classe Skipjack, la forma e il sistema di propulsione di base per tutti i sottomarini da allora in poi. Con il nucleare i sommergibili avevano fatto un incredibile balzo in avanti ed erano diventati veri sottomarini. L'unico limite era costituito dalle scorte alimentari. E il prossimo passo in avanti avrebbe riguardato il sistema di armamento. L'ultimo stadio di sviluppo del sottomarino moderno riguardava di nuovo l'unione di piattaforma e armi. I missili vennero collaudati per la prima volta nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando gli scienziati tedeschi produssero i razzi V1 e V2. Gli alleati compresero che i missili avrebbero dato ai sottomarini delle possibilità cruciali, attaccare obiettivi di terra. Per la fine della guerra eravamo interessati a compiere esperimenti con missili lanciati dai sommergibili. E lo erano anche i russi. Nel 1948 costruimmo un missile che battezzammo Regulus. Era un missile subsonico che raggiungeva i 960 km l'ora. Il problema con il Regulus è che richiedeva un sommergibile molto grande per imbarcarne un buon numero. Venivano trasportati in grossi hangar sopra il sottomarino, ma bastava un'onda fuori posto mentre venivano sistemati per far rischiare al sommergibile di colare a picco. Poi però arrivarono i missili balistici. Erano veramente interessanti, soprattutto perché potevano essere lanciati anche quando il sottomarino era in immersione. Si scoprì anche che potevano essere costruiti missili a combustibile solido con una gittata molto lunga e piccole testate nucleari. Mettendo tutti questi elementi insieme venne fuori questo piccolo missile che si poteva portare a bordo e che era micidiale. Chiunque era impotente di fronte ad esso. Nel 1960, l'SSBN George Washington, il primo sottomarino nucleare armato con missili balistici, collaudò con successo due missili Polaris. Ora è una piattaforma silenziosa capace di lanciare testate nucleari più potenti delle bombe atomiche usate nella Seconda Guerra Mondiale contro i civili giapponesi. La Guerra Fredda produsse una tecnologia furtiva nella spaventosa potenza di fuoco. Gli SSBN pattugliano ancora i mari svolgendo il loro ruolo di deterrente. Nella flotta di oggi, battelli d'attacco come questo della classe Los Angeles imbarcano missili da crociera Tomahawk, capaci di svoltare a sinistra un semaforo e quindi di colpire un bersaglio con micidiale precisione. Adesso la situazione mondiale è molto più confusa, quindi il ruolo delle forze militari è cambiato. I militari intervengono tempestivamente dove accadono i fatti. I sottomarini rivestono ancora un ruolo importante. Questi battelli sono invisibili, possono andare dovunque e velocemente, e possono rimanere nei pressi di un punto caldo senza aggravare la situazione. Di luoghi di crisi al mondo ce ne sono tanti. Presentarsi all'improvviso con una grande flotta può non sortire gli effetti desiderati.
I sottomarini danno tempo ai governi di prendere la decisione giusta. Oggi, 5 nazioni utilizzano sottomarini armati di missili balistici. Ma anche se la tecnologia continua a fare passi avanti, i pericoli degli abissi rimangono. I fondali oceanici sono disseminati dagli sforzi umani di conquistare i mari. Fino a quando la tecnologia non renderà i mari trasparenti, il sottomarino rimarrà l'arma invisibile per eccellenza. Col tempo si è evoluto, da un primitivo battello di ferro alla piattaforma invisibile capace di lanciare testate nucleari contro bersagli distanti oltre 6.400 chilometri. Nessun luogo sul pianeta dista più di 2.240 chilometri dal mare. E in agguato, negli abissi, c'è un'arma capace di distruggere un continente intero.